Ci troviamo a Faenza, oggi siamo andati in giro per scuole perché all'Istituto Oriani e all'Istituto Bucci la Banca di Credito Cooperativo Romagnolo ha donato dei sanificatori per le classi, un dispositivo che sarà utile per la salute degli studenti anche dopo l'emergenza pandemica. Vediamo. Consegniamo questi sanificatori, quanti sono? 13, questi donati dalla BCC sono 13. Vanno a completare la dotazione che già avevamo avviato in maniera autonoma, sanificatori di diversa potenza, di diverse caratteristiche per le aule dell'istituto e per i laboratori dell'istituto. Ecco, sono stati sicuramente 2 anni complicati anche dal punto di vista della sicurezza sanitaria, state lavorando molto per cercare di tenere la scuola sempre in regola, diciamo. Sì, questo senz'altro molto, però devo anche dire non da sola, c'è una condivisione notevole che un po' mi aspettavo perché conosco la scuola, però non così tanto perché ho visto uno spirito di collaborazione fortissimo nei docenti, nello staff di presidenza, nella segreteria, persone che soprattutto per quello che è stato il momento che è durato settimane e settimane dal rientro dalle vacanze di Natale, con le modalità di tracciamento, le classi in presenza, parte in presenza, parte in didattica a distanza. Va detto che non ci sono state situazioni di grandissima diffusione di contagi per tutte le classi, ma per individui all'interno delle classi, però ecco, devo dire notevole collaborazione anche a riempire gli eventuali punti deboli di quello che poteva essere le conoscenze della situazione normativa da parte delle famiglie, le difficoltà oggettive che ci sono state nelle procedure, insomma. Si è discusso nelle ultime settimane anche della prova di maturità, anche molti studenti hanno insomma contestato la scelta di reintrodurre la seconda prova. Lei che cosa ne pensa? Come ex insegnante e come dirigente di una scuola sono favorevole a un esame di Stato che abbia una verifica non più severa ma più attenta e anche che dia più possibilità di esprimersi in quello che sono le specifiche dei singoli indirizzi di studio, perché la seconda prova scritta è per tutte le scuole legate alla specificità di ognuna, alle materie tecniche di quell'indirizzo come può essere per noi meccanica, alla matematica come può essere per un liceo scientifico, faccio degli esempi così generici. È certo che per gli studenti prima sono chiare, come dire, le regole del gioco, meglio è. Questa consegna è importante per le scuole, di che cosa si tratta? Sì, abbiamo voluto fortemente questa cosa e quando abbiamo così proposto alla scuola l'acquisto di sanificatori d'aria è stata accolta con molto entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che non era un prodotto di emergenza Covid, ma questo rimarrà anche dopo, perché appunto la qualità dell'aria è un qualche cosa che speriamo possa essere, diciamo così, sempre salvaguardata, ma soprattutto potrà valere anche negli anni futuri. Noi ci fa molto piacere, sono 13 sanificatori che la scuola ha installato nelle aule, questo per il bene della qualità di vita sia dei ragazzi che sono nella scuola, ma anche degli insegnanti. La vostra è una banca che ha un importante rapporto con il territorio, che anche in questi periodi magari di difficoltà è ancora maggiormente importante. Sì, esatto, noi siamo banca del territorio. Adesso magari tanti istituti, diciamo così, anche più grandi per carità e sono magari più importanti, forse a livello nazionale, citano questo nome, questo aggettivo. In realtà noi viviamo proprio sul nostro territorio, non possiamo allargarci, ma il nostro territorio è proprio questo, è la nostra, è la provincia di Ravenna, la nostra banca è estesa, provincia di appunto Ravenna, Forlì, Imola e adesso anche nella parte di Cesena. E quindi proprio banca del territorio dobbiamo stare attento a quello che succede nel territorio, ma soprattutto per accrescere proprio la cultura a tutti i livelli, sia come questa, a livello stare attenti alle scuole, alle attività, alle associazioni, allo sport. E nel nostro statuto c'è proprio
l'obbligo, diciamo così, perché noi siamo una cooperativa, quindi non destiniamo utili se non in maniera piccola, diciamo così, minimale ai nostri soci, che sono ormai, sfioriamo i 40.000, siamo oltre 37.000 soci quest'anno, e, però la maggioranza viene data diciamo a patrimonio, quindi viene destinato il patrimonio a consolidamento della banca, che poi è a garanzia proprio della propria attività e a garanzia dei soci. Però una parte dell'utile viene destinato proprio ad attività come queste, proprio per statuto. Si parla di 1 milione, oltre 1,4 milioni, 1,6 milioni generalmente. Quest'anno tra l'altro è stato un anno per quanto riguarda l'utile molto positivo, abbiamo confermato l'utile dello scorso anno e questo ci fa molto piacere, visto che è stato anche quella, il 2021, un anno molto difficile. La scuola che in questi mesi sta cercando, insomma, di ripartire a pieno organico, ora pare che nel giro di poche settimane si riuscirà a ripartire davvero. Come sta andando? La scuola sta andando, è stata messa in ginocchio per un arco di tempo e adesso si cerca di risollevarci. Ce la stiamo facendo, sta andando relativamente bene. Teniamo conto però che ripartire sulla base di quello che ci ha detto il Presidente del Consiglio Draghi, come se fosse un libera tutti, non lo è. Dobbiamo mantenere comunque le nostre attenzioni, comunque le nostre difese, comunque l'igienizzazione delle mani, comunque ben vengano le donazioni, come sta succedendo in questo momento, da parte della banca alla scuola di Ariatori, perché non è detto che la pandemia sarà sconfitta, l'endemia non è detto. Quindi dobbiamo stare molto attenti, le varianti potrebbero ancora esserci, l'attenzione deve essere sempre alta. Questo è una cosa che dico agli altri, ma che faccio prima mia, con me stessa, perché vogliamo che tutto riprenda come deve riprendere, con quelle presenze a scuola, con quella scelta rispettata da parte dei nostri studenti del loro percorso di vita, con l'acquisizione da parte dei nostri studenti delle loro competenze chiaramente disciplinari, ma anche di quelle competenze trasversali che il diritto di cittadinanza, il diritto di vedermi realizzato, il diritto di stare con gli altri, che devono essere sempre costantemente tenute presenti da tutti. Un'importante collaborazione con la banca anche per questi dispositivi che ci diceva anche il coordinatore della banca non serviranno soltanto per il Covid, è un discorso proprio di salute degli studenti. Certo, un aspetto che ci lascia la pandemia è proprio una maggiore attenzione a quello che è la salute in generale, non solo legata alla prevenzione per la malattia del Covid. Quindi il fatto che realtà del territorio, in questo caso la BCC, offrano, si rendano disponibili per collaborare, per dare alle scuole questi dispositivi è, diciamo, un elemento molto importante che mette al centro proprio la salute dei nostri studenti. Le scuole ovviamente accolgono con grande entusiasmo queste proposte, si mettono a disposizione, loro stesse, i dirigenti, hanno cercato con i finanziamenti ricevuti di distribuire in tutti gli spazi scolastici questi dispositivi proprio per riuscire a ritornare a una situazione anche di normalità, rendendo sicuri gli spazi che gli studenti vivono quotidianamente. Questa donazione importante da parte della banca, aiuto anche per la salute degli studenti anche dopo il Covid. No, assolutamente, eravamo partiti prima del Covid e adesso ci serviranno anche dopo il Covid questi purificatori d'aria. È una donazione che ci permette di completare la dotazione della scuola in tutte le aule, in tutti i laboratori di purificatori, e questo per garantire che gli studenti ovunque vadano all'interno della scuola abbiano un'aria, diciamo, il più possibile purificata. Poi questo non scongiurerà qualsiasi pericolo, però sicuramente ne riduce la portata. Ecco, è di poche ore fa, insomma, l'annuncio della volontà di riaprire totalmente la scuola agli studenti tra un mese. È soddisfatto? Qual è la situazione in questo momento e cosa ne pensano gli studenti? Ma allora, io sono molto soddisfatto, anzi io sarei più soddisfatto se si anticipasse, perché al momento la situazione è normale, cioè io penso che ad oggi, diciamo, con i dati aggiornati dovrei avere tra sì e no due studenti a casa in quarantena, nessuna classe, per cui diciamo che siamo in una situazione di normalità. Ben venga la fine delle restrizioni, mi auguro di tutte le restrizioni. Gli studenti penso che ne siano contenti, anche se qui in questa scuola
un certo grado di libertà nei limiti delle regole è sempre stata mantenuta, perché si sentisse in un ambiente amico, ecco, non in un ambiente dove vivere pesantemente le restrizioni. Si è molto discusso nelle ultime settimane della nuova prova di maturità, la reintroduzione della seconda prova. Lei cosa ne pensa? Bene, però sarebbe stato meglio un ritorno, diciamo, integrale alla normalità, cioè con la prima e la seconda prova ministeriali. Ci mette forse un po' in difficoltà questa seconda prova fatta a livello di istituto. Gli studenti dovrebbero essere, diciamo, contenti, perché il ritorno alla normalità deve essere un ritorno alla normalità in tutti i sensi. Non si può avere la normalità solo nel momento di quando ci si libera di alcune restrizioni e poi però mantenere alcune facilitazioni che apparirebbero ingiustificate a questo punto.